Family, ciao! Oggi vedrai Vivo Gluten Free a Natale. Meravigliose girelle rimangono morbide per un sacco di giorni. Qui sono impazziti tutti. Quanto sono felice di cucinare questa ricetta con te! Facile facile. Per prima cosa sciogli il lievito nel latte tiepido per bene. Prendi una ciotola, mescola le uova, lo zucchero e il burro leggermente fuso. Aggiungi poi il latte con il lievito, mescola per bene e poi a cucchiaiate tutta la farina che hai. Attenzione, il mio mix è sempre indicato in descrizione e sul blog Vivo Gluten Free. Se per qualche motivo decidi di cambiare mix, devi fare attenzione al momento in cui l'impasto inizia a rapprendersi. Guarda il mio Popi Popi e fai venire una consistenza simile. Lascio giusto un po' di farina da parte per lavorare sulla spianatoia, l'impasto è liscissimo. Dopodiché metto a lievitare nella mia ciotola coperta oppure in una ciotola normale con pellicola e strofinaccio. Metto a lievitare nel forno tiepido, quindi preriscaldo a 40 gradi oppure se hai la lucina accendi quella per stiepidire un po' l'ambiente. Ti ricordo che alla fine della ricetta parliamo di quanto mi è costato questo piatto buonissimo fatto in casa. Verso la fine della lievitazione preparo il ripieno mescolando semplicemente il burro leggermente morbido con lo zucchero muscovado e la cannella. Ti devo raccontare che questa è una ricetta a cui faccio la corte da anni. Sono contenta di aver aspettato perché è venuta proprio bene. Raccontami nei commenti cosa aspetti da anni di fare, magari lo facciamo insieme, iscriviti al canale così non la perdi. Riprendo il mio impasto super lievitato, guarda che nuvola, aiutandomi con la fiarina di riso lo stendo per bene, formo un bel rettangolo di circa 5 mm di spessore. Con una spatola spalmo per bene tutto il ripieno, arrotolo dalla parte più lunga e poi per uno stampo a ciambella da 24 cm mi serviranno 7 girelle. Per farle tutte uguali puoi misurare il tuo rotolo e dividere per 7 semplicemente. Imburro e infarino il mio stampo, sistemo le mie girelle, copro per bene e lascio lievitare ancora in un luogo tiepido per una trentina di minuti circa. Per questa ricetta mi sembrava doveroso rispettare la ricetta originale, ma sono pronta alla fatidica domanda. Le girelle alla cannella si possono fare senza cannella? No! Prendi questo impasto, facci altro perché è super soffice e buonissimo, magari cambia la forma e magari raccontacelo nei commenti. Spennello con del latte solo la parte bianca delle girelle e in forno a forno preriscaldato 180 gradi statico per 25 minuti. Puoi fare la prova dello stecchino nella parte dell'impasto. Non so se ci puoi credere, è stata una sofferenza, ma l'abbiamo conservata per 4-5 giorni nel sacchetto chiuso oppure sotto la campana per dolci. Benissimo anche grazie al ripieno. Per la crema al formaggio di guarnizione puoi tranquillamente ammorbidire un po' del burro e mischiare insieme al formaggio quark e a un pochino di estratto di vaniglia insieme allo zucchero a velo. Mischia con una frusta a mano. Però quanto mi costa? 1,5 kg abbondante di cinnamon roll costa circa 8,88 euro. Nei commenti trovi il dettaglio della spesa. Non ho messo la cannella perché dipende dalla qualità della cannella, cambia molto il prezzo. La cannella prendila buona. Esatto. La meraviglia! Così, è venuta così. Senza niente, non è scritto nel copy. Lo so, però è la verità. È la verità. Non il brief. Alla prossima, buon Natale, noi andiamo a mangiare. Io già sto mangiando. Quando mai? Spostati! Ho battuto sul labbro e sono cadute tutte le palline. Vattene, fammi lavorare. Ma quanto è buona? Chi l'avrebbe mai detto?